Avere fede significa abbattere gli idoli mondani e aprire il cuore a Dio, dice Papa Francesco nel corso dell'Angelus commentando il Vangelo di Luca di questa domenica. Ecco che la gioia, dice ancora il Santo Padre, consiste nel condividere i beni che abbiamo senza mai farli diventare degli idoli. E allora andiamo ad ascoltare le parole del Papa in questo stralcio tratto dall'Angelus di ieri mattina. Il Vangelo di oggi ci presenta le beatitudini nella versione di San Luca. Il testo si articola in quattro beatitudini e quattro ammonimenti formulati con l'espressione «guai a voi». Con queste parole forti e incisive, Gesù ci apre gli occhi, ci fa vedere con il suo sguardo al di là delle apparenze, oltre la superficie, e ci insegna a discernere le situazioni con fede. Gesù dichiara beati i poveri, gli affamati, gli afflitti, i perseguitati, e ammonisce coloro che sono ricchi, sazi, ridenti e acclamati dalla gente. La ragione di questa paradossale beatitudine sta nel fatto che Dio è vicino a coloro che soffrono e interviene per liberarli dalle loro schiavitù. Gesù vede questo, vede già la beatitudine al di là della realtà negativa. E ugualmente il guai a voi, rivolto a quanti oggi se la passano bene, serve a svegliarli dal pericoloso inganno dell'egoismo e aprirli alla logica dell'amore finché sono in tempo per farlo. La pagina del Vangelo odierno ci invita dunque a riflettere sul senso profondo dell'avere fede, che consiste nel fidarci totalmente del Signore. Si tratta di abbattere gli idoli mondani per aprire il cuore al Dio vivo e vero. Egli solo può dare alla nostra esistenza quella pienezza tanto desiderata eppure difficile da raggiungere. Fratelli e sorelle, sono molti infatti anche ai nostri giorni quelli che si propongono come dispensatori di felicità. Vengono e ti promettono successo in tempi brevi, grandi guadagni a portata di mano, soluzioni magiche ad ogni problema e così via. E qui è facile scivolare senza accorgersi nel peccato contro il primo comandamento, cioè l'idolatria, sostituire Dio con un idolo,